Ciao ragazze e bentornati in un nuovo video. Dunque, in questo video voglio mostrarvi i miei regali di compleanno. Ci ho pensato un po' se girarlo o meno, perché dico magari può annoiare, però ho detto vabbè, giriamolo, magari qualcuno può prendere spunto. E quindi banda alle ciance, inizio subito. Mio fratello mi ha regalato un vestito che purtroppo addosso non mi stava per niente bene, perché era a impero e sembrava tutto tondo, quindi di comune accordo abbiamo deciso di cambiarlo e quindi lui alla fine mi ha regalato questo vestitino nero più stretto in vita, bello corto, molto molto corto, con lo scollo leggermente a barchetta che mi piace un sacco, e c'ha questa trama, non so se si nota, sembra tipo tutto plissettato, molto 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 carino. E sono riuscita a prendermi, sempre con i soldi del suo regalo, anche un top, un sottogiacca che mi piace tantissimo. Se riesco a farvelo vedere, che è praticamente questo, più stretto diciamo in vita e più largo sopra. Questo d'inverno sotto giacca per uscire il sabato sera, basta, mi piace un sacco e sono stracontenta. Infatti grazie, troppo grazie. I miei genitori invece mi hanno fatto dei pensierini e poi mi hanno dato soldi, perché sanno che ne avevo molto bisogno. Mi hanno regalato questo paio di pantaloni di cui sempre avevo bisogno, che è un grigio con questa trama tipo a quadratini, molto carino, cioè mi piacciono un sacco i miei pantaloni così, che finisce molto stretto giù e mi piace un sacco. E tra l'altro io pensavo mi stessero grandi e invece i miei mi stanno molto bene, perché è una 44, mi ricordo. O una L, boh, vabbè. E poi mi hanno regalato, sempre una cosa di cui avevo molto bisogno, questo paio di ballerine nere, come ve lo faccio vedere, così. Sotto sono di cuoio e mi piacciono veramente veramente tanto. Sì, perché, oh, si è piegato, perché dovete sapere che io sono un amante delle ballerine. E cioè, ci sono stati degli anni in cui ne avevo veramente tantissime di tutti i colori, di tutte le fantasie, poi mano a mano si sono iniziate a rovinare e non le ho rinnovate, quindi adesso piano piano rinnovo. Poi Gabriele mi ha regalato l'orologio di Daniel Wellington, che mi piace tantissimo. Allora, a me piaceva la misura più piccola, è questo qua, non so se si vede, questo nero, la misura più piccola, con il quadrante dettagli oro rosa, bellissimo, e tutti i brillantini a segnare le ore. Anzi, non me lo metto, vabbè, me lo metto dopo, cioè è bellissimo, perché nonostante io sembri molto mastodontica, il quadrante grande mi sta male, perché in realtà il polso non ce l'ho grandissimo. Vabbè, fatto sta che ci ha azzeccato in tutto, leggermente guidato, ma bello, mi piace un sacco. Poi in ordine, delle mie amiche mi hanno regalato un costume. Allora, il costume in questione è questo qui di Golden Point, che mi piace tanto, è blu con questo dettaglio sopra bianco e rosso, e la mutandina è molto carina perché è così, riprende ovviamente la parte sopra del costume con i laccetti. Grazie grazie grazie, è un regalo apprezzatissimo e mi piace un sacco. Tra l'altro, con queste mie amiche ho festeggiato la notte del mio compleanno, la sera prima, una serata molto speciale. Martina poi, che è una ragazza che ha un canale su YouTube che sicuramente conoscerete, che se conoscete me conoscete anche lei, e questo per dirvi che praticamente ho scoperto che noi ci conosciamo da bambine, perché abitiamo vicine, e quindi vabbè, ci siamo risentite, insomma, è stata adorabile, non doveva proprio, e, cioè veramente non doveva, e mi ha regalato in questo pacchetto fichissimo. Mi ha regalato questo lucido,
penso sia, sì, un Natural Gloss di Neve Cosmetics, marrone, ovviamente, mi ha conosciuto subito subito. E questo smaltino troppo bello della Pupa, di questi in gel, diciamo, che fanno effetto gel, bronzo, e ci ha colto nel segno, anche se non doveva, mi ha fatto un sacco piacere, ma non doveva per niente. E niente, basta, oggi sono tutta un po' così. Degli altri miei amici mi hanno regalato da Bijou Brigitte questa collana. Ah, che avrei potuto mettere anche oggi, vedi, guarda quanto ci sono, eh? Oh! Questa collana a doppio filo, non so se si nota, se non mettesse a fuoco la mia faccia, con questo ciondolo, molto molto carina, anzi, ora la metto subito. Così, poi questo lo togliamo. No, sotto c'ho questo che non... fatto un macello. Carina? Ci piace, anzi la tengo. E infine, due mie care amiche mi hanno regalato una borsa mare, ma io di borse mare ne ho tante e loro sono andate appositamente in quel negozio perché sapevano che a me servivano delle scarpe, quindi le ho in modo tale da poterle cambiare. E quindi ho cambiato la borsa mare e mi ci sono presa da mia donna queste scarpe troppo belle, questo sandalo qui, tacco vecchia, no, però perché è comodo e c'è un motivo perché io l'ho preso in questo tacco, perché io amo le positano, quelle proprio basse basse, le ballerine basse basse, già soffro di ritenzione idrica e di cattiva circolazione. Quando metto le ballerine così arrivo la sera che ho dei piedi che sembro un elefante. Lo scarico. No, ma che si sente lo scarico è fantastico. E che queste scarpe che c'erano anche in nere e addirittura a me servivano più nere, ma sul mio piede erano bruttissime. No, non stavo dicendo questo che stavo dicendo. Vabbè, fatto sta che quindi volevo una cosa, non mi piacevano il tacchetto così bruttissimo, fatto sta che ho preso queste bellissime grazie a Chiara e Antonella, sono state troppo gentili, non dovevano. Perché poi insieme alla borsa loro mi avevano regalato questo smaltino di L'Oreal, che mi piace un sacco. Questi poi fanno un profumo una volta che si asciugano, pazzesco. Mi piacciono veramente, veramente tanto. Ed è il numero 440 Cherie Macaron. Ah, di questo manco vi ho detto il numero. Non c'è. Ah sì, eccolo qua. Il 64. Questo qua. Questo è bellissimo perché è un rosa, è rosa, per me è rosa, non ci stanno altre tonalità. Comunque, poi i miei nonni mi hanno dato i saldi, con i quali ho fatto un po' di shopping saldi, di cui avevo sempre bisogno. Quindi io ringrazio tutti, anche se penso che tutti non vedranno questo video, e comunque li ringrazio, e mi hanno fatto molto contenta, mi hanno reso molto contenta come parlo. Vabbè, fatto sta che niente, io vi ringrazio anche a voi per aver visto questo video, spero vi abbia tenuto compagnia, vi mando un bacio e vi dico che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!